Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in garage costretto perché c'è un tempo orribile in tutta Italia. Pioggia a non finire, sto mese è assurdo, speriamo finisca presto. E ne approfitto per sistemare ancora qualcosina sulla mia moto. Come avete già visto nei video precedenti, l'ho fatta verde. Ho già messo qualche adesivo per completare un po' l'opera. E oggi voglio andare a montare questa carena del blocchetto d'accezione della moto, che andrà messo qui appunto al posto di questo in carbon look, ovviamente solo look perché carbon costerebbe troppo. E poi devo sistemare questo casino che ho combinato. Non so se vedete, ma la carena è rovinata causa movimenti con il sedere sulla moto. Non so come ho fatto, probabilmente con lo zaino l'ho rovinato, quindi andrò a metterci una copertura di gomma così che non possa più succedere. Dopodiché ho acquistato anche una pellicola di questo tipo, una pellicola protettiva, e che applicherò sulle parti un po' più esposte, più sensibili della moto, che sono questa zona qui, che è quella anche un po' più toccata quando sono in moto, magari con la cerniera della giacca posso andare a rovinarla, a graffiarla, quindi metterò una pellicola penso fino a qui e anche da quest'altra parte. E poi se riesco da qualche altra parte, come sul codone, giusto per... E sicuramente l'applicherò anche sul frontale della moto, dove appunto i moscerini, i sassi eccetera potrebbero graffiarla totalmente. Poi vorrei ritoccare nuovamente il faro, in questo caso verniciandola. In questo caso rigrattandola con la carta fine, però anziché il polish applicando la vernice trasparente rigenerante fari, così che rimane fisso per sempre senza dover riapplicare il polish, e viene anche un risultato sicuramente migliore. Questo vuole essere più che altro un video di aggiornamento su quelli che sono i lavori sulla mia moto. Diciamo che bene o male ci siamo. Ho notato adesso che forse c'è una piccola perdita dal paraolio del cambio, quindi anche lì penso che sarà da risolvere, e sarà da risolvere anche da revisionare le forcelle della moto e il mono posteriore, magari anche cambiare e migliorare in qualche modo, quindi ne parlerò un po' col meccanico. Per il resto spero di non avere più problemi con la moto o altre cose, e spero finalmente di godermela, se il tempo vuole, tra i passi. Prima di mettermi al lavoro vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella, a voi non costa nulla, mentre a me farebbe una gran differenza. Se riuscite, cercate di condividermi ai vostri amici, così da far crescere il canale. Grazie mille, mi metto al lavoro. Come vedete, questo è stato adattato per riuscire a farci stare l'attacco dell'ammortizzatore di sterzo, quindi dovrò modificare anche quello nuovo che ho comprato, facendo sicuramente meglio di come è stato fatto questo, che fa schifo, e vediamo poi come viene il risultato finale. Intanto ve lo faccio vedere su com'è. Già dà un bel effetto del risultato finale, che è molto più bello. Oltretutto mi va a richiamare i copricarter in carbonio, e quindi ci sta. Vediamo poi alla fine come viene. Eccolo qua montato, ci ho messo un po' a sagomarlo e adattarlo all'ammortizzatore di sterzo, comunque poi devo dire che è venuto bene. E poi ho attaccato anche quel gommino di protezione per il sedere, così non gratto più la vernice. Raga, ci ho messo un casino a mettere queste due pellicole, una qua e una qua,
antigraffio e volevo metterlo anche su tutto qui, ma magari lo faccio un'altra volta perché risulta abbastanza difficile, complicato. Speravo di riuscire a fare anche il faro anteriore, a verniciarlo con la vernice trasparente, ma non faccio in tempo. Si è fatto tardi, quindi magari ve lo faccio vedere in un altro video. Rimanete connessi perché ci saranno tante novità in arrivo sul canale. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!